Buongiorno amici di motociclismo, ben trovati in diretta dal nostro stand con Ruggero Massimo Iannuzzelli, responsabile strategico di Motomurini. Ben arrivato. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, fa il suo gran rientro al Salone di Milano la Motomurini dopo 7 anni. E qual è il riscontro da parte del pubblico? Allora, il riscontro è sicuramente eccezionale, in quanto dopo 7 anni, quando rientri, tutti chiedono, tutti vogliono sapere, tutti sono curiosi, ma soprattutto entusiasti. Novità principali di Motomurini? La novità principale, ci ripresentiamo intanto per far sapere che ci siamo, che siamo un'azienda italiana, il nostro prodotto è tutto italiano, tutto costruito a mano in Italia, e presentiamo al passo con la normativa e con i tempi la Corsaro ZZ in Euro 4 con tutta tecnologia nuova. Siete dunque, per così dire, l'atelier, esatto, della moto. Qualcuno dice che vi state anche informando, state forse cercando di esplorare in futuro altri mercati e di allargarvi anche alle moto, non dico per forza più economiche, ma anche più piccole di cilindrata. Sì, allora siamo corteggiati, visto che il Motomurini compie l'anno prossimo 80 anni ed è conosciuto in tutto il mondo, per poter utilizzare il marchio Motomurini su moto di cilindrate più piccole, diciamo lo storico 350-400 che c'era negli anni 70, per cui stiamo valutando cooperazioni o collaborazioni per questo tipo di mercato. Intanto iniziano ad arrivare i primi commenti dei nostri lettori. Viva il marchio italiano! Angelo Batte è contento dunque che Motomurini sia tornata al Salone. Quali sono le curiosità che ci puoi raccontare del pubblico che gira? Che cosa dice il pubblico quando gira intorno alla Motomurini, al vostro stand? Allora, la cosa che viene in assoluto apprezzata, a parte la Corsaro nuova, è che noi abbiamo una divisione apposta in Motomurini che crea la moto su misura per il cliente, ovvero il cliente può venire da noi con il nostro centro stile, personalizzarsi la moto come vuole, portandola anche fuori omologazione se le caratteristiche sono particolari, e la Motomurini riomologa la moto per dargli una moto one off solo sua, ma assolutamente in regola. A proposito di special, per così dire, c'è una moto completamente grezza, completamente bianca, qui esposta al nostro stand padiglione 14 di EICMA, sulla quale si possono sbizzarrire tanti nostri lettori, tanti appassionati. Abbiamo già visto qualche interpretazione molto curiosa. Te ne è piaciuta qualcuno in particolare? Hai già visto qualcosa? Sì, ho visto qualcosa di molto interessante, peraltro è una Scrambler, che è uno dei modelli in assoluto più di moda, e la cosa interessante, che voi credo abbiate già pubblicizzato, che quella che vincerà poi come miglior moto verrà realizzata in effetti e poi data al vincitore per un mese gratuitamente in utilizzo. Benissimo, e chi non dovesse vincerla ma volesse provare la Motomurini, venire a scoprirla, venire a conoscerla, come può fare, dove può andare, voi dove siete? Allora, la fabbrica è vicinissima a Milano, 20 km, in provincia di Pavia, Trivolzo, sull'autostrada di Genova. La fabbrica è aperta al pubblico, per cui c'è uno showroom dove si possono noleggiare le nostre moto da un giorno fino a un mese di tempo. Benissimo. Un saluto a tutti e a te, Ruggero Massimo. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. A dopo, ciao. Ciao.